Buongiorno, buonasera e benvenuti su La Guerra Grande. Episodio 1, 1913. Questo sarà il primo degli episodi introduttivi alla parte narrativa del podcast. È un episodio un po' insolito e particolare rispetto al tenore che avranno i successivi. Non c'è nulla, secondo me, che possa dare un'idea di quanto profondamente la Grande Guerra abbia cambiato il mondo, come raccontare di come fosse l'Europa prima del conflitto. Per questo, come titolo, ho scelto 1913. È un titolo simbolico che però riprende quello di un libro dello storico dell'arte tedesco Florian Illies, che ho letto con grande piacere qualche anno fa. Nel suo 1913, Illies fa emergere un affresco scintillante e sorprendente dell'Europa dell'ultimo anno di pace. Un'Europa brillante, ottimista e proiettata verso il futuro che, nei suoi successi, nelle sue contraddizioni e nelle sue ingiustizie, è riuscita a produrre la sua più vivace stagione artistica e culturale, una sorta di canto del cigno del vecchio mondo prima del suicidio collettivo di un continente. I primi anni del Novecento sono passati alla storia con un termine ben preciso in francese, la Belle Époque, lo conosciamo tutti. Direi esplicativo del clima e della percezione di epoca felice che si avvertiva in tutto il mondo cosiddetto occidentale. Questo periodo viene tradizionalmente fatto coincidere con gli anni che vanno dalla fine dell'Ottocento circa allo scoppio proprio della Prima Guerra Mondiale. L'Europa di quel tempo non era mai stata così ricca e così globalmente interconnessa. È proprio in questo periodo che iniziano a nascere mode, tendenze, abitudini che la nostra società vive ancora oggi. Nacque la società di massa, la pubblicità, l'abitudine al consumo. Questa neonata civiltà, embrione un po' della nostra, era figlia del progresso e delle conquiste scientifiche, politiche e sociali che caratterizzavano quest'epoca. Il trionfo della borghesia e del capitalismo aveva portato a uno sviluppo economico senza precedenti in Europa occidentale e negli Stati Uniti, andando a formare una classe sociale di potenti industriali e investitori nel settore dei servizi che più di tutti si godeva i frutti di questa nuova epoca. D'altro canto, la classe lavoratrice stava maturando sempre più consapevolezza e, influenzata dalle nuove idee socialiste, andava organizzandosi, scontrandosi con la borghesia e conquistando i primi successi nel campo dei diritti dei lavoratori, come orari di lavoro più umani e paghe più dignitose. Un altro importante traguardo politico raggiunto in molti paesi occidentali dell'epoca era il suffragio universale maschile, che permetteva a tutti i cittadini di sesso maschile di votare e di essere rappresentati nei parlamenti degli stati liberali. E in alcuni casi, per esempio in alcuni paesi del nord Europa, come la Finlandia, che all'epoca faceva parte dell'impero russo, la Danimarca o la Norvegia, venne concesso perfino il diritto di voto alle donne. Infatti, il femminismo e il movimento delle suffragette stava iniziando a conquistare consensi e spazi sempre più ampi, anche se in realtà bisognerà aspettare la fine della Grande Guerra per il diritto di voto alle donne nei principali paesi europei. Il generale senso di benessere che pervadeva la Belle Époque, come già anticipato, portò alla nascita del consumo di massa. Anche se personalmente nutro i miei dubbi riguardo a quale dei due abbia generato l'altro. È un dato di fatto economico piuttosto appurato che ad un aumento vertiginoso della produzione, come accadde in quegli anni in quasi tutte le economie occidentali, debba seguire la possibilità per una fetta sempre più ampia della popolazione di spendere e di divenire consumatrice, permettendo in questo modo al sistema economico capitalista di perpetuarsi. In questa maniera, aumentando la produzione e diminuendo i costi della stessa, molti prodotti divennero accessibili a buon mercato a sempre più persone. Iniziarono quindi a diffondersi nelle grandi città le automobili, i grammofoni, i telefoni e sempre più oggetti che hanno contribuito ad avvicinare quell'epoca apparentemente lontana alla nostra. Era il mondo delle nuove scienze, del positivismo, delle invenzioni e delle esposizioni universali che permettevano ai paesi che vi partecipavano di mostrare al mondo i propri progressi nel campo dell'arte e delle scienze tecniche. Nacque l'abitudine di prendersi le ferie, di andare in vacanza, di viaggiare, la passione per lo sport popolare, come all'epoca erano soprattutto il calcio o il ciclismo, di frequentare i caffè e i luoghi dello spettacolo. Ben inteso, per chi se lo poteva permettere.
C'è un esempio, secondo me, molto esplicativo dell'impatto che le invenzioni e le scoperte di questo periodo hanno avuto sulle abitudini e sulla cultura dei nostri antenati di più di un secolo fa, ed è quello dell'illuminazione pubblica nelle città. Per gran parte della storia dell'uomo, la notte è sempre stato un periodo di stasi, di pericoli, di paure. Si tendeva a non girare di notte e a cercare, in generale, di evitare più guai possibili alla luce di candele e lanterne. Con l'invenzione dei lampioni a gas prima e dei lampioni elettrici successivamente, l'uomo, in un certo senso, conquistava la notte, che divenne aperta a nuovissime possibilità. Di notte, ora, si poteva fare festa fino a tardi, ballare, intrattenersi con gli altri. Era nato il concetto di vita notturna e di divertimento, che diamo così scontato nella nostra società. In questo nuovo mondo moderno, economie e nazioni crescevano a vista d'occhio. L'economia delle grandi potenze era così interconnessa che sarebbe sembrato deleterio per tutti scatenare una guerra fra le varie nazioni europee. Quasi non c'erano confini e in Europa occidentale si viaggiava in treno per distanze ritenute impensabili fino alla generazione precedente. Uno dei simboli della mobilità senza precedenti della Belle Époque era il famosissimo Orient Express, la lussuosa linea di treni che collegava Parigi e Londra con Costantinopoli, l'attuale Istanbul, in pochissimi giorni di viaggio. Grandi transatlantici, pensate al Titanic, collegavano le Americhe al vecchio mondo. E insomma, stava nascendo il vero e proprio mondo globalizzato, con i grandi capitalisti che investivano nelle borse di Parigi, Londra, New York, Berlino. Oltre che essere centri economici, le grandi città erano il cuore pulsante e la fucina di quella incredibile stagione artistica che visse l'Europa del primo Novecento. Concetti come la scomposizione degli elementi, l'astrattismo e la nascita della psicoanalisi condizionarono in maniera indelebile non solo le arti figurative, ma anche la musica, il teatro, la letteratura e anche le arti più giovani come la fotografia e il cinema. Un fervore unico pervadeva nella sua interezza la scena artistica e culturale delle principali città, dando origine alle avanguardie e a nuovi modi di scrivere e di fare musica. Ad esempio, giusto per darvi un'idea di cosa stesse succedendo in Europa contemporaneamente, a Parigi, mentre Picasso e Braque ideavano il cubismo e rivaleggiavano con Matisse, Apollinaire rivoluzionava la poesia, Gabriele D'Annunzio fuggiva dai debiti e Georges Méliès inventava il cinema di fantascienza e gli effetti speciali. Negli Stati Uniti, un giovane Charlie Chaplin muoveva i primi passi all'interno della nascente industria cinematografica, mentre a Londra Virginia Woolf e i suoi amici si confrontavano su argomenti vari come femminismo, sessualità e letteratura. Mentre in Germania Franz Marc e Vassili Kandinsky inventavano l'arte astratta, spianando la strada a praticamente tutta l'arte concettuale del Novecento, a Vienna Freud e Jung prima si ammiravano e poi si odiavano, il tutto mentre nel frattempo Kokoschka, Egon Schiele e Gustav Klimt, con la loro pittura, rompevano col passato e mettevano le basi per una nuova sensibilità estetica. Nel campo della musica, Schoenberg, Stravinsky e Béla Bartók iniziavano a distaccarsi dal concetto tradizionale di composizione e inventavano la base della musica dodecafonica. A Praga, Kafka scriveva la Metamorfosi, mentre a Trieste, James Joyce completava Gente di Dublino, iniziava Ulisse e si scriveva lettere col poeta americano Ezra Pound. In Italia i futuristi sferzavano furiosamente contro il passato con Marinetti e le sue idee che conquistavano perfino i salotti russi, influenzando poeti e pittori come Majakovskij, Malevich e Natalia Gonciarova. Trovo assai inquietante che tutto questo fervore e queste energie culturali da lì a poco sarebbero state catalizzate nel vastissimo supporto alla guerra che si ebbe in praticamente tutti i paesi nelle prime settimane del conflitto. La nostalgia di questo periodo storico che si ebbe nel primo dopoguerra ispirerà lo scrittore austriaco Stefan Zweig a scrivere il suo capolavoro Il mondo di ieri, in cui i fasti della Belle Époque a Vienna vengono rievocati vividamente dall'autore. Mai titolo, secondo me, fu più azzeccato. Quel conflitto così immane fu uno spartiacque così incisivo da dividere la memoria di quella generazione in un mondo di ieri e in un mondo di oggi. Ma quali sono le cause che portarono l'Europa, nella sua stagione più economicamente e culturalmente florida, a compiere quello che da molti storici è considerato il suicidio di un continente? Le ragioni sono moltissime e complessissime,
si intersecano, si intrecciano fra di loro su più piani. Nei prossimi episodi di questo podcast cercheremo di orientarci e di districare la matassa, portandoci passo dopo passo a quella mattina del 28 giugno 1914 a Sarajevo. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo episodio.